Questa che portiamo in porto è una chiacchierata sul teatro, in particolare sul mondo della lirica e più in particolare ancora sul, partendo almeno dalla questa opera che noi vi proponiamo fra qualche giorno, che si tratta di un'opera giovanile di Rossini, eseguita quando aveva 22 anni. E la cosa straordinaria è che è stata scritta in sostituzione di una musica che esisteva già, che era stata prodotta a Milano, ed è stata scritta tutta quanta, anche con le varianti sul testo, la bellezza di 18 giorni. In 18 giorni, facendosi aiutare da 4-5 giovani, giovanissimi musicisti come lui, ha montato questa opera. La cosa straordinaria è anche legata al successo, che è stato un trionfo, ha parlato non soltanto l'Italia, ma tutta l'Europa, tutti gli intellettuali d'Europa parlavano di questa opera, perché aveva buttato all'aria anche la struttura tradizionale del teatro buffo, del teatro comico e musicale buffo, che era di tradizione, voi sapete, napoletana. Aveva inserito dentro situazioni di gioco, di ritmo, di tempo, completamente sconosciuti. E cosa straordinaria è la durata di questo testo, che ha girato in pochi anni tutta quanta l'Italia. Dico, questo vi dice che veramente era un testo che stava parecchi giorni in ogni piazza e poi ritornavano e poi venivano richieste, e da una compagnia sono diventate poi nel tempo parecchie compagnie che andavano intorno a produrre questa stessa opera. Questa opera è stata censurata, la censura veramente, ne so qualcosa anch'io oggi stesso, sono stato censurato da un giornale cattolico piuttosto duramente perché mi sono permesso di ricordare che un certo Bonvesin della Riva, ma io non l'avevo nominato e questa è stata la trappola che ho lasciato apposta, nel 300 aveva detto cose piuttosto dure a proposito della Chiesa che cerca di imporre ad ogni costo che gli sposi, i giovani si arrivino a legarsi nella Chiesa possibilmente, e prometteva invece inferno, dannazione, proprio cose orrende addosso a coloro che vivevano felici e amorosi senza la benedizione dei sacerdoti, che soprattutto sfuggivano a questo imperio. Ora, per questa situazione subito sono stato attaccato duramente, questo per dirvi che il tempo non sfalza mai, insomma, la possibilità o meno di bloccare, di mettere le mani addosso a un testo da parte di chi detiene il potere è costante. Dicevo che si può dire in metà Italia quest'opera è stata censurata, gli hanno imposto di scrivere il testo in forma diversa e in molti casi anche di cambiare l'andamento musicale. Questo per dirvi che razza di successo, perché poi è tutto legato al successo di un'opera. Io credo che nel tempo in cui ho azzeccato due o tre commedie veramente così ricercate e soprattutto riprodotte in tutta l'Europa, beh, è stato il momento in cui io ho pagato duramente e ho ricevuto veramente imposizioni dure sul discorso del cambiamento. Torniamo ancora all'opera e diciamo di questo successo straordinario. Tutto naturalmente si è prodotto in una richiesta di scrivere altre opere, e si può dire che ci sono stati dei momenti in cui Rossini scriveva addirittura tre opere per volta in un anno e poi le metteva anche in scena e poi non contento le sfasciava quando non funzionavano. Ecco, bisogna dire subito, quando non funzionava un'opera non superava i 16 giorni, quello che normalmente un'opera oggi arriva con fatica in una città a tener banco
di continuo, non soltanto, ma oggi c'è la tradizione di far riposare, forse è giusto, i cantori durante la settimana parecchie volte si allestiscono, come in questo caso un'opera con due equip di cantori per permettere appunto il discorso di riposare. Allora si facevano certe volte due serate di seguito con una di pausa e certe volte addirittura tre di seguito, ma questo perché c'era una grandissima richiesta di questo genere, diciamo. La cosa da sottolineare è anche il discorso della durata nel tempo, e soprattutto bisogna indicare come mai queste opere, quando venivano portate in scena, venivano studiate con attenzione. Perché? Perché parlavano quasi tutte di fatti che erano legati alla cronaca. Ecco, questa che noi portiamo in scena in questi giorni parla di un fenomeno che si era ripetuto in tutto il Mediterraneo in una maniera sconvolgente. Era rinata l'abitudine di assaltare le navi da parte dei pirati. C'erano delle bande di pirati che aggredivano delle navi, catturavano, catturavano tutto l'equipaggio, prendevano le donne, le vendevano, poi oppure le tenevano prigioniere fin quando non arrivavano i parenti, i genitori, eccetera, eccetera, a ricrederle, pagando naturalmente il riscatto e via dicendo. E c'erano della situazione degli schiavi. Ora, quello che vedete in questa opera è realmente accaduto. Io mi sono letto una diecina di articoli di cronaca del tempo in cui si narra la storia di alcuni che hanno vissuto qualche anno nell'Africa e soprattutto nel Medio Oriente come schiavi, e poi sono riusciti a scappare, hanno avuto avventure. C'è qualche donna che si è maritata nell'harem, diventando la prima donna in assoluto. Insomma, storie che erano dentro la cronaca, non erano fuori, non erano favole. Erano raccontate in forma di favola, ma non erano assolutamente favole. Questo discorso ci porta subito a chiederci che differenza ci fosse fra quella che era l'opera allora e l'opera oggi. Noi, se leggiamo la cronaca del tempo, ci accorgiamo che ogni anno, siamo all'inizio del 1800, ogni anno si producevano 5-10 opere come minimo, era la media, 9. Ebbene, da oggi non succede di certo. Tutto quello che si produce è la ripresa di opere ormai antiche, cioè noi ricostruiamo, mettiamo in scena cose che sono conosciute, che sono state ripetute ormai centinaia di volte. Ora, a quel tempo erano sempre novità. Entro un giro di 20 anni c'erano 50 novità almeno, importantissime, e si susseguivano i cantori a produrre queste opere, e non soltanto da noi, ma cominciavano a girare all'estero in tutti i paesi più importanti. Ne hanno parlato grandi scrittori, grandi poeti, gente, lo scambio fra musicisti, il rubarsi delle idee, l'inventare la struttura di un'orchestra e via dicendo, era all'ordine del giorno. Insomma, c'era una fame straordinaria di opere, e soprattutto il pubblico, ecco qui arriviamo. Che tipo di pubblico c'era allora? Prima di tutto c'era il popolare, i borghesi, c'erano gli aristocratici e via dicendo, i quali si trovavano tutti insieme, lo vede la struttura. Questa è una struttura di classe straordinaria, proprio con tutte le classi sociali messe una in fila in questo teatro, che è del Bibbiena, mica l'ultimo della pista, e che è stato realizzato circa 50 anni dopo.
dopo l'opera di cui parliamo. E non so se che tempo è stato, cercavo oggi su un libro di individuare quando è stata data la prima volta questa opera, ma non sono riuscito a trovarla. Ad ogni modo, il Bologna aveva 3 teatri addirittura di opera, e ci sono stati momenti che ne aveva anche di più. Ad ogni modo, una città come Milano aveva 6 teatri d'opera. Quindi l'opera era la forma di teatro, di espressione legata alla rappresentazione più viva e intensa. E devo dire che però anche il teatro di prosa e il teatro comico e il grottesco avevano grandissima attenzione, producevano grande attenzione. D'accordo? Non c'era la televisione. Questo, non c'era neanche la radio, e questo naturalmente produceva uno spazio straordinario. E poi il piacere di incontrarsi, di comunicare, di partecipare alle rappresentazioni era determinante alla società, era la chiave di volta dello scambio delle idee, del dialogare, del parlare di tutto, dagli affari alla politica e naturalmente ogni tanto anche di musica e di teatro. Il numero di rappresentazioni era sorretto non certo dallo Stato. Ci sono stati dei momenti di governi che hanno elargito qualche sussidio al teatro, anche musicale, perfino dei personaggi che non penseresti mai avessero questa intelligenza di capire che bisogna produrre un'attenzione alla cultura. Ebbene, però c'era questo, che le opere, la messa in scena, costavano molto meno di quanto costano oggi nella struttura. Non che fossero sfruttati pesantemente quelli che si esibivano, no, c'era un modo di produrre completamente diverso. Guardate, questa scena è proprio quella che più o meno si usava allora, cioè c'erano queste quinte, una dietro l'altra, c'erano le entrate, le uscite, si muovevano sull'orizzonte, come si dice, gli elementi scenici. Qui per esempio c'è due archi che entrano fino a questo punto, ci sono degli altri elementi che scorrono e vengono avanti, ci sono dei praticabili che avanzano, tornano indietro e via dicendo, cioè l'opera all'italiana. Ebbene, questa come struttura è veramente poco costosa come impianto, soprattutto quando la adoperi lungamente, perché è tutto lì, ci sono degli impianti, io non sto a dire delle cifre perché farei cattivi servizi a degli amici, ma ci sono state delle opere che sono state allestite con la spesa incredibile di centinaia di milioni nel giro di una stagione, non uno, insomma. Queste opere poi sono state sfasciate, non sono state più riprese, o sono state riprese anni e anni dopo. E naturalmente cosa vuol dire questo? Che carichi il valore, il peso dell'allestimento di un'opera tutto su una piccola stagione, e sei costretto naturalmente poi a sovvenzionarlo. No, le opere del 600 stavano in piedi da solo e producevano un sacco di quattrini di interessi. Pensate soltanto il tesoro che è riuscito a raccogliere come diritti d'autore il Rossini e altri, Verdi poi non parliamone, e allora capirete la dimensione di incasso e di profitti che riusciva a portare l'opera. Oggi invece l'opera e anche gran parte del teatro, se non viene sovvenzionato, crolla. Io dico che bisognerebbe fare un lungo discorso sul come cominciare a concepire e a riproporre l'impianto del teatro. E questo bisognerebbe farlo da capo, ma bisognerebbe essere d'accordo in tanti, non in 4-5. Per quanto mi riguarda, io ho fatto un esperimento di teatro alternativo, eravamo 3 compagnie, si girava tutta l'Italia, avevamo cominciato con un particolare, che non è certo accettabile oggi nel mondo commerciale, avevamo tutti la stessa paga, con una piccolissima differenza, e questo naturalmente ci permetteva di stare in piedi, di produrre un sacco di lavori e soprattutto rinnovare l'assetto della
la partecipazione dei giovani. Noi avevamo nelle nostre compagnie delle persone che superavano a malapena 25 anni di età, quasi tutte insomma, a parte che ero più giovane anch'io, anche Franca, d'accordo, ma voglio dire, il modo di concepire la struttura di un teatro e di produrlo sono quelle che determinano anche la rivoluzione, poi sul piano del testo, di che cosa vai a raccontare, come lo vai a raccontare, come era l'impianto, e soprattutto abbiamo rinnovato una cosa determinante, gli spazi teatrali. Siamo andati a recitare in luoghi dove non avevano mai recitato, non soltanto in paesi dove non era mai arrivato il teatro, e questo naturalmente ha permesso per noi di ritrovare linguaggi nuovi, nuovi modi di concepire il teatro. Andavamo dalle case del popolo fino alle strutture per il gioco delle bocce, ai luoghi dove si faceva lo sport, perfino in campi di calcio. E nelle chiese sconsacrate, naturalmente sconsacrate, il vescovo non voleva che facessimo le rappresentazioni nel suo ambiente. Il vescovo ha detto, va bene. A questo punto vi devo dire che quando si parla di rinnovare e di valore non soltanto della rappresentazione fine a se stessa, ma sarebbe importante che... sarebbe straordinario se si riuscisse oggi a mettere in scena delle opere che parlassero del nostro tempo come parlavano le opere dell'Ottocento, del proprio tempo, e chiaramente e molte volte in forma molto provocatoria, tanto è vero, come ho detto, entrava la censura. Cosa vuol dire questo? Vuol dire il fatto che un'opera che attraversa direttamente, anche parlando dell'antico, prendendo come pretesto anche i fatti avvenuti nel Medioevo o così, nell'anno 1000, più in giù del Medioevo concepito normalmente, voglio dire quello di Dante. La cosa importante, per quanto io sappia, è un esempio che vi voglio fare, ed è quello legato a un testo che ho rappresentato proprio qui a Bologna. A un certo punto, sfogliando un testo scritto nel 1400 e tanti a Roma, ho scoperto una storia che non era diretta a... era un anonimo quello che scriveva questa storia. C'era dentro anche un fatto di cronaca che era avvenuto, che si era svolto proprio a Bologna. Il fatto era avvenuto nel 1370 ed era legato alla presenza della Chiesa qui a Bologna. È successo che il Papa aveva occupato Bologna con le sue truppe, e poi ci aveva messo un delegato, ed era andato nella Provenza, dove aveva fondato la struttura portante della Chiesa del mondo, perché era uscito da Roma che si era rivoltata a un certo punto e aveva impostato la Repubblica, la prima Repubblica di Roma, insomma. In quel tempo, proprio nello stesso momento, ecco che c'è questa città, cioè la città di Bologna, che viene tenuta con durezza da parte delle truppe pontificie. E per riuscire ad allargare i confini e avere maggiori interessi, ecco che il Papa e soprattutto il legato pontificio, che era un arcivescovo, decidono di attaccare Ferrara. Comincia questa guerra con Ferrara, nella quale vengono coinvolti anche dei giovani, che si chiamano obbligati, sono dei giovani quali sono costretti a indossare le armi e porsi al comando di un generale provinciale, il quale li avrebbe portati certamente alla vittoria. Insomma, in questo attacco invece subentra la Repubblica Veneziana con la cavalleria e succede il disastro, si rovescia tutto e qualche migliaio di uomini di Bologna, giovani di Bologna, si trovano ad annegare nel Po.
che grazie al fatto che il ponte di barche che si era lanciato per attraversare il Po e arrivare dall'altra parte si era rovesciato grazie all'attacco naturalmente dei ferraresi e dei veneziani, e quindi questi poveracci si sono trovati ad affondare con le loro armi. E quando sono rientrati a Bologna alcuni e hanno detto che c'era stato questo disastro, c'è stata la rivolta. La rivolta con una violenza tremenda, ma tutte le truppe che stavano a Bologna, che erano all'ordine del Papa, si erano radunati al buon, si chiamava, un forte, che adesso non mi ricordo più, so che il termine Buon Castello. Il Buon Castello che fu abbattuto e dove c'è la Montagnola adesso, tanto per ricordare. Ho raccontato questa storia in teatro e oltre a raccontare questa aggressione, questo attacco, eccetera, eccetera, come i bolognesi erano riusciti a conquistare questo castello e naturalmente a cacciare tutti questi soldati che li tenevano in soggezione. Come erano riusciti? Lanciando sterco. Nel testo io parlo un dialetto lombardo, veneto e naturalmente anche romagnolo emiliano, e si dice, c'è un pezzo che vi voglio recitare appena, e diceva «Vegni avanti coi muri, cavai!» E de sora o era tutti i soldati che stava de sotto a guardare. E gli era delle robe scure che si portava presso, e che aveva catapulche per lanciar de sora via, e che gli trovava dentro cosuri. E quando de sora i provenzali criava, cos'è che portai sta roba che spusa? Alle merda? Bravo, indovinato. Ma non avevi il pensiero de sforarmele addosso? De sparar con il secherante de contro noi altri? Sì, te ga indovinavo. La merda! Ma non è normale! Non è normale niente in sta storia. Il ciapà è tutto impresso e hanno cominciato a caricare sfrogon con le mani, ciapava sverda e metteva sulle catapulte e slargava. Voi, due, tre, voi, dai, dai. Pum! Yeah! Pum, e la merda va, vai già per go, regati a so, vai da che a sentra, vom, po, te, vi, dai, dai, noi, e pam, oh, la merda va, da presso che era sto castello che l'era diventato tutto marrone e si scolava de presso, e che era i soldati de sora via con i loro elmi, che gli tirava fuori gli elmi e si sconcecava gli oggi per vedere cosa succedeva, ma è una guerra questa. Vanno avanti che con questa quantità di sterco, che è successo nel 1370, ve lo ricordo, e con tale quantità arrivavano naturalmente le provviste di sterco anche dall'esterno, e tutte le città intorno arrivavano con dei carri e portavano anche catapulte per poter lanciare, ed erano tanti che hanno dovuto mettere ordine, e c'era tutta una canzone che avevano inventato per fare in modo che catapulte girassero, che ci fosse la possibilità di evitare di lanciarsi l'un l'altro queste smerdate. Guarda di soppitto il dregagliino, ci appaldei tutti in soltanto, voi due, tre, vai poi! Pate, poi di che si la merda mai, io te ne capito, pa, pi, pa, ne vado. E dopo giorni e giorni di questo bombardamento hanno cominciato ad affacciarsi con dei bandiere bianche, bianche si fa per dire, non sapevano più respirare, ha detto non ce la facciamo più, abbiamo capito che ho sbagliato, perdonateci, fateci tornare al nostro paese, vi giuriamo che non ritorneremo più in questo paese di merda. E sono partiti. Sono tornati tutti i provenzali, sono tornati nelle loro terre e da quel giorno non si sono più visti. Non ho visto neanche il Papa. È passato molto tempo prima che ritornasse, non soltanto in Italia, ma anche a Bologna. E noi, io l'ho recitato per la prima volta proprio qua, a Bologna, non in questo teatro, il Teatro del Sole, no? Come si chiama?
La Reina del Sole, che l'ho recitato proprio lì per la prima volta ed è stata una cosa, c'era, piangevano, gli spettatori quel giorno si sono messi a piangere, erano commossi proprio per questo slancio straordinario che i loro padri avevano avuto tanti anni prima e qualcuno si alzava e dice non potremmo riprenderlo adesso? E non adesso, sto parlando di allora. C'era una situazione molto dura, difficile. Fatto sta che c'è stato un attacco. Il vescovo e altri prelati importanti hanno compiuto un attacco terribile. Hanno scritto su tutti i giornali che avevano la possibilità di usare, di far muovere in un certo modo, dicendo che io avevo inventato tutto. Che era un'infamia arrivare in una città e raccontare cose che non esistono, completamente tendenziose, che non avevano nessun rispetto della storia reale, che mi sfidava, eccetera, eccetera, a produrre i documenti in merito a questa storia. Per fortuna mia, quasi di colpo, tutti i professori di storia dell'Università di Bologna si sono svegliati con un impeto enorme. E tutti hanno prodotto su tutti i giornali possibili, riviste, eccetera, eccetera, i documenti che esistevano in merito a questo fatto storico, che era sempre stato sepolto, che non era mai stato insegnato a scuola, perché non si insegna che i bolognesi hanno uno slancio legato allo sterco, danno il proprio petto, ma non mai il gesto. Bisognava evitare che si parlasse. E questo di evitare di parlare di certi argomenti nello svolgimento della storia, quando sono grassi, quando sono veramente liberatori e sono espressione di una violenza nuova e finalmente vivace, è il tormentone della nostra cultura. Non basta avere delle idee nuove, bisogna avere anche la possibilità di produrre un modo di ascoltare e soprattutto godere di un pubblico che sia disposto a sostenerti quando dici delle cose completamente nuove che possono dar fastidio a qualcuno. Ecco, a questo punto un attimo di respiro e vorrei sollecitarvi a farmi delle domande in merito a quello che vi interessa ascoltare. Volevo un bicchiere di acqua, un po' d'acqua, grazie. Allora, pensateci pian piano, chi ha una richiesta, io sono pronto a esaurirla, spero. Cosa abbiamo fatto? Ammazza. È stata mezz'ora con una rapidità enorme. Prego. Cioè, ma non avete pensato magari a un microfono per poter ascoltare, un microfono d'appoggio per poter... c'è? Voi non avete niente da dire, da chiedere? Voi qua, ragazzi, ci sono dei mimi, dei cantori, nessuno, eh? Chi rompe il ghiaccio? Madonna, se lo sapevo organizzavo prima. Facevamo tutto il trucco. Poi succede sempre così. Alla fine ci sono 50 persone che alzano la mano nel momento in cui stiamo andandocene. Abbiamo finito la sera, dice vorrei dire... Valeria. Facile riuscire a realizzare uno spettacolo di lirica. Di? Quali sono i problemi? Ma dimmi, uno spettacolo? Di lirica in particolare, adesso. Ma io penso che sia una questione di impianto generale. Prima di tutto vi dico una cosa, prendiamo Milano. In Milano c'è La Scala. Non conosco la situazione del vostro teatro, ma conosco bene quello della Scala. Perché ci ho anche lavorato e conosco un sacco di tecnici, di architetti, scenografi e registi e via dicendo che hanno lavorato lì. Milano ha
più di 2 milioni di abitanti che stanno dentro la cerchia della nuova Milano. Sto parlando della nuova Milano. La vecchia Milano non arriva a 600.000 abitanti, la vecchia cerchia, cioè quella medievale. Ma la nuova, 2 milioni. Però Milano, se guardate bene, ha tutti i paesi del circondario attaccati, che portano a fare in modo che la vera città di Milano ha 4 milioni di abitanti. È mica uno scherzo, 4 milioni di abitanti. Poi c'è tutta la provincia, tutte le città, sono 9 milioni, ormai quasi 10 milioni di abitanti. Ora, 10 milioni di abitanti, ci sono molti teatri lirici, ma naturalmente andare alla Scala è il punto focale dello slancio di molti amanti dell'opera e via dicendo. Quanta gente riceve per un'opera Milano? Ebbene, si fa un calcolo, riporto un calcolo che può variare, ma insomma, circa 20.000 sono le persone che alla realizzazione di un'opera producono la loro presenza e quindi pagano, e pagano parecchio, perché ci sono dei prezzi alti. Adesso non lo sto a tirare fuori per non mettere in crisi qualcuno, ma insomma ci sono dei prezzi che superano, parlando in lire, 200. Cosa è successo? C'era qualcuno che pistava un piede molto grande, immagino. Vabbè, insomma, non siamo posso fare degli errori, lasciamoli correre. Fatto sta che abbiamo detto 20.000 persone, poi sono riprodotte in tutto l'anno secondo le opere, ce ne sono quelli che fanno un po' meno, un po' più, ma la media è quella per la stagione. Ora, il deficit del teatro della Scala è enorme, e ci sono stati dei momenti in cui proprio è uscito da tutti i limiti, e poi ci sono entrate imprese che hanno sostenuto, e poi c'è rientrato, sembra la Fiat, insomma, come disastri perpetrati uno dietro l'altro. Eppure è uno dei teatri forse più importanti di tutta l'Europa nella conduzione. Evidentemente qualche cosa non va. Se tu hai una città enorme, che se tu producessi con un ritmo diverso, avendo come fa Parigi per esempio addirittura oggi 3 teatri che gestiscono sue opere e via dicendo, nella stessa città, con la possibilità di cambiare, avresti la possibilità di un fiato, di un respiro. Hanno tentato, c'è un altro teatro, che è stato fatto come riserva, ma fino a poco tempo fa, non so se adesso si è risolto tutto il problema, ma non funziona la cosa. Non funziona perché strutturalmente si parte da un'idea, a mio avviso, sbagliata. Un teatro che è un teatro di élite, dove la parte popolare non ha possibilità, spazio di entrare, proprio perché non ha i denari che servono a prendersi un biglietto, e soprattutto non ha le vie di privilegio per arrivare a cogliersi il diritto di ascoltare e di partecipare. E poi perché? Perché tutto l'impianto, a cominciare da come si sceglie, che le opere che si scelgono, che cosa si scelgono, cosa si produce sul piano culturale, sono proprio antitetiche allo sviluppo di un teatro nuovo e soprattutto amato da una grande quantità di popolazione. E sto parlando soprattutto dei giovani. E quindi se non ci si sta attento a ricambiare e soprattutto svolgere una diversa concezione, partendo dalla presenza dei giovani e, permettetemi un termine che non viene più usato, dalla popolazione, e allora si fanno dei buchi terribili. Se si rimane nel gioco di teatro, alla fine, dobbiamo dire, è un teatro per pochi, non è un teatro per la popolazione. Ci sono pochissimi
in uno spazio di parecchi milioni che hanno la possibilità di accedere a questo teatro. Quindi è morto, è già morto. Basta così. Un altro. C'è una... Aspetta, dov'è il... Ah, c'è, dimmi. Dai. Quindi il problema massimale è solo una concezione della produzione, che non si produce più per amore, ma si produce solo per un'economia. Anche il fatto di guardare come punto focale all'economia è esclusivamente a quella è molto pericoloso. Bisogna che ci sia cioè un concetto morale e politico dentro l'idea di ricomporre, ricostruire un'altra maniera di far teatro. Non c'entra da fare. Però l'ho già detto prima, che secondo me quali sono i punti nevralgici del discorso. Prego. Il rinnovamento del repertorio, che mi sembra una cosa importante per attirare pubblico, popolazione, come dice lei. Sì. Da cosa può partire? Dal coraggio di pochi amministratori del fatto teatrale o dal coraggio di un gruppo di attori, di cantanti? O... Da dove si parte? Data l'esperienza? Io sono andato un po' di tempo fa a vedermi un'opera di teatro musicale moderna con dentro musiche jazz, con racconti piuttosto fuori di chiave rispetto a quelli che si accettano, si cercano nell'opera. Sto parlando di tutto un genere che è di grande moda oggi e che ha enorme successo, è il teatro, veramente l'unica forma di teatro veramente popolare, quella legata appunto a questi spettacoli che a Milano ultimamente... Io ho tentato di andare a vederne uno, mi interessava, non sono riuscito. Bisognava prenotarsi 3 mesi prima per vedere questo spettacolo. Ebbene, io devo dire che mi sono divertito. C'erano delle semplificazioni, la musica non era sempre a livelli alti, ma io, a mio avviso, non prendetela come bestemmia, ma è in quella direzione che bisogna andare. Se quel teatro come forma, come macchina, come struttura, come gioco della rappresentazione ottiene tanto successo e interesse e soprattutto giovani in una quantità impressionante, è lì che bisogna prendere l'esempio e svilupparlo. Cioè arricchirlo, renderlo maggiormente intenso nella concezione del rapporto alla vita normale, non farlo diventare uno spettacolo, non badare soltanto alla moda del genere, ma sviluppare quel genere che è positivo. Per me bisogna proprio rompere gli schemi di una forma di concepire il mondo musicale e della rappresentazione. Chi di voi è andato a vedere questi spettacoli? Tutti voi qui. Non arrivano a Bologna? Eh? No, ditemi. Rispondete col microfono. Il musical, sì, stiamo parlando del musical. Vengono. E cosa pensate? Scusate, mi date una... Cosa pensi tu del musical? No, dimmelo, quelli che hai visto, ti sono piaciuti, ci sei andato, non ti piacciono? Sì, di fare... alcuni mi sono piaciuti, altri no. Va bene, ma però hai sentito... Qual è sono l'atto... Sono molto accattivanti, no? Come? Sono molto accattivanti. Sì, ma sul piano dell'esecuzione che cosa dici? Dipende da chi si è esibito, da chi... Ci sono livelli diversi, dici? Assolutamente, sì. Ho visto molte cose diverse. Comunque, anche se il livello magari non è eccesso, comunque riesce a stare attivante lo stesso, perché è
il genere di spettacolo che si presta a essere fruito da una maggioranza molto vasta. Sì, ma dico, il fatto che in una città come Milano rimangano su per 3 mesi, 4 mesi, a Roma 5 mesi e via dicendo, che cosa ti dice? Non c'è altro spettacolo che raggiunga una presenza continua, perché ho visto rappresentare in luoghi con 600, 700, no, 6.000, 7.000 posti. Quindi pensa alla quantità di pubblico che riesce a raccogliere uno spettacolo di questo genere. Vuol dire che interessa molte persone, perché arriviamo a... Ma che cosa riporta? Soltanto il genere, il divertimento fino a se stesso, o c'è anche qualche cosa? Ma perché la gente si conosce forse il genere. Io dico che un'analisi su che cosa porta il successo di certe cose bisogna farlo. Se il discorso per rinnovare un teatro bisogna prima di tutto condurre un'inchiesta sui generi che si realizzano nella società e capire che cosa fa successo e perché si fa questo successo. Dunque io devo invece fare un passo indietro, cioè non so a che punto, a che età, insomma, in quale periodo il teatro dell'opera abbia cessato di essere un genere popolare e se invece è diventato vai no. E se invece è diventato come adesso di elite. Un genere di elite, cioè quindi ora il problema sono anche i melomani, che per esempio io ho fatto alla Scala a Milano delle opere che non potevano essere fatte alla Scala perché sarebbero state fischiate, ma le erano fatte invece per esempio al teatro Lirico, per esempio. Quindi c'è il problema che se tu proponi un'opera un po' differente non viene accettata dalle stati incidenti. Ma perché invece, perché veniva fischiato? Non lo so, hanno questioni di potere, non so, però appunto quello che sarebbe interessante, cioè che poi in quali anni si è smesso di produrre opere, cioè tu che dicevi che per un po' di tempo si sono prodotte 50 opere nuove. Sì. E invece ora non ce ne sono, sì. Una, due. Cioè. Quindi quando è che è morta l'opera? Ma io dico che dal momento. Che se non lasciano più opere liriche è un po' morta, no? Io credo che se un'opera non produce, se un genere non produce cose nuove, tende a diventare museo. E allora prende lo stesso livello del museo normale, insomma, ci vai con un interesse culturale, senz'altro, ma non sviluppi il rinnovamento. E vuol dire diventare asfitici, vuol dire rientrare sempre sugli schemi, uno sull'altro, senza la possibilità di sviluppare qualcosa che sia riconoscibile come azione del tempo in cui viviamo. Dimmi. Quindi magari sarebbe interessante sapere da qualche cantante se qualcuno... No, ma tu c'hai il microfono, è un microfono tuo che hai... No, se a qualche cantante qualcuno ha proposto di cantare in queste opere. Quale? Cioè, fare una commissione, una cosa fra la nuova opera anche... No, io non ho visto questa di Soleil, anche che sì. È un nuovo tipo di popolare. Vabbè. Capito? Vabbè, cerchiamo di far parlare anche loro là in basso. Vediamo un attimo, Non volete prendere parte a questo dibattito? Allora, c'è qualcuno che scende sotto, grazie. Parlare di un livello di 25 anni sembra un po' anacronistico. Io lavoro qui da 25, quindi direi che i giovani siano quasi tutti sul palcoscenico, sono ragazzi che passano, non sono stabili in questo ente. Per cui fare un discorso, come giustamente fatto, di carica giovanile sarebbe meraviglioso, ma non è... Di? No, ripeti. Di una carica di un entusiasmo giovanile. Sì. È un discorso bello. Ma
in mente di persone in mente stabili, diciamo, come noi, cioè di persone, quella su cui dobbiamo puntare è l'entusiasmo giovanile. Io lavoro da 25 e lo stesso entusiasmo del primo giorno. E quindi voglio dire, così come non posso sentire parlare dell'opera come di un genere morto, non è morto. Noi possiamo fare. Cioè, è vero che non produciamo più tanti titoli, no, ma non volevo dire che le cose dette non sono giuste, volevo dire il mio parere, forse non mi sono spiegata bene. L'emozione di fare le opere, di fare sempre diverse, è in realtà la bellezza di questo mestiere. È vero che il genere, io sono anche una persona che studia, adesso non ha più quella fertilità dell'Ottocento, chiaro. Però nulla toglie, e mi permetto di fare una domanda e di chiedere un piacere. Noi siamo qui e credo in tantissimi per la stima, oltre che il fatto che stiamo lavorando con lei, ma proprio ci inchiniamo al fatto che lei non è una persona qualunque, non è neanche una persona di cultura comunque, proprio lei rappresenta una persona unica nel nostro tempo e le dobbiamo moltissimo. Grazie. Credo che sia una richiesta comune, ci aiuti. E il mio non è un discorso politico, perché sono anche, ho delle idee mie che insomma, sono anche proprio abbastanza diverse dagli altri, però ritengo che un uomo saggio possa essere ascoltato. E le cose che lei ha detto questa sera, per esempio, riguardo l'allestimento, lavoro sia nella parte musicale come pianista, sia come responsabile di scena, molte volte, e so benissimo le cose di cui ha parlato. Scene possibili, trasportare anche gli altri, facilitare il movimento, fruibilità di uno spettacolo che possa essere a basso costo e soprattutto agile, bello, perché il bel teatro si può fare con una teletta. La cosa bella è la fantasia dell'artista e non è soltanto la costruzione di un grattacielo, questo è la parte che sappiamo tutti. Cioè, io... La domanda è più concluso, scusi, sì. Sono donna un po' prolissa, chiedo scusa a tutti, era questa. Parli per noi a chi ci governa in questo momento e ci aiuti a rimettere in moto una situazione che rende i teatri produttivi e credibili al pubblico. Non è stata nell'introduzione, secondo me, del musical. Abbiamo appena avuto una sovrintendenza che li ha reintrodotti. Tanto pubblico è venuto anche giovanile, è servito a riportare dentro i teatri delle persone anche nuove. Tutti noi abbiamo apprezzato, abbiamo partecipato, abbiamo guardato. Ma purtroppo non c'è solo questo, magari bastasse un genere a riempire gli altri. Ci sono di mezzo giochi economici, politici e enormi. Sì. Però con il buon senso, credo. Ma la domanda... Se parlerà, potesse parlare a qualcuno, anche l'entusiasmo che secondo me lei ha dentro, è dentro il nostro. Credo che la sua più grande qualità sia proprio la giovinezza del suo anno. Grazie. Ma... Però c'è la domanda, non abbiamo fatto una domanda. La domanda è di aiutarsi. Ah, sì. Perché non parlare di persone che hanno potuto... Senta, forse c'è stato un equivoco nel mio discorso. Io non ho detto che è morto il teatro dell'opera, no. Che diventa museo, che... No, attenzione, cosa si... Che cosa si fa oggi per rinnovare l'attenzione a... No, scusi, mi lasci dire. Per esempio, a un pittore che è quasi sconosciuto. Ci sono dei pittori importantissimi, per esempio di Bologna, che non hanno ricevuto la giusta attenzione perché non si è realizzato, se non bisogna salire anni fa, la esposizione dei dipinti e delle cose importanti che meritano. Io in questi ultimi tempi ho realizzato delle storie legate a dei grandi pittori e ho avuto la fortuna di riuscire a sollecitare delle persone intelligenti e vive che mi hanno dato lo spazio per poter parlare. Ho parlato di Raffaello, ho parlato di Giotto, ho parlato di Leonardo, di Michelangelo, dei grandi. Ma per poter
muovere la gente ad accorgersi di questo, cosa devi fare? Devi riunire un'enorme quantità di dipinti e poi produrre o sollecitare la televisione a dare notizia, a informare, e poi riuscire a coinvolgere le università, le scuole, coinvolgere un sacco di gente. Ultimamente per l'opera che è stata diciamo distribuita in tre città del Mantegna, sono arrivate una cosa come 1,5 milioni di spettatori, che si rende conto, 1,5 milioni di spettatori nelle tre città. E naturalmente che cosa si è fatto? Si è rotto lo schema, non è più il museo, ma lo si dà a uno spazio enorme, si abbassano i prezzi dell'ingresso, si sollecita con articoli, con viaggi, con la possibilità di rapporto con le scuole, con i luoghi di lavoro e via dicendo. Cioè, questo è il lavoro di rinnovamento che bisogna fare. E bisognerebbe farlo anche con l'opera, far uscire l'opera dal museo, perché questo è un lavoro duro che bisogna fare. Io dico la verità, se ha un pregio l'opera che vedrete, è che tutto quello che è museo è stato cancellato, buttato fuori, non allontanandosi ma avvicinandosi all'originale, perché io credo che questa opera sia molto più vicina all'originale, che così come è stata realizzata, che non tutte quelle opere che si vedono normalmente in giro. Io ho studiato lungamente come era strutturato. Ho scoperto, per esempio, che lui in persona, Rossini, si preoccupava di trovare dei gruppi di acrobati, di saltimbanchi, di clown, per inserirli nello spettacolo, non soltanto, ma scriveva per loro appositamente dei passaggi musicali. Allora, se si studia di nuovo come veniva organizzato, per che ragione, la gioia del ridere, la musica usata come elemento anche satirico, gioioso, pieno di intelligenza e cultura, e allora si toglie dal museo, dalla muffa, un'opera. Ma si fa così in Italia sempre. Io dico la verità, e qui non è una provocazione, ho visto pochissime opere in Italia con grandi registi realizzate con l'intento di rinnovamento totale e di ricerca verso l'origine di queste opere. Normalmente si parte dalle tangenti, se si riuscisse a coinvolgere la gente, a prendere dei cantori e tirarli su per la soffitta e farli cantare su una seggiola che oscillano pian piano, tutti in fila, eccetera, eccetera, per far gridare alla gente, oh, ma che trovata, lo si farebbe, purtroppo lo si è fatto. Basta. Ancora poche diciamo, abbiamo fatto già la nostra ora. Ancora qualche domanda, poi andiamo, ci salutiamo, perché domani dobbiamo rilavorare. Chi vuol prendere parola? Dove? Ah, sì. Per cercare una sorta di equilibrio, fare un equilibrio tra la lirica come forma di spettacolo morto e il museo morto. Vabbè, non l'ho detto mai, se no domani c'è il linciaggio. Giustamente, arriva il sovrintendente e dice, ma che cosa fai qua? Perché sei venuto a fare lo spettacolo? Sei già morto, sei un becchino? Appunto, l'equilibrio che si potrebbe fare non è una forma, una sorta di riscrittura dell'opera, cioè è possibile pensare ad una forma di riscrittura, di riscrivere opere già note e proporle sotto altre in altre modalità, cambiando magari anche i testi. Sì, io, no, no, io l'ho fatto con Rossini proprio, ho fatto il viaggio a Reims, l'ho scritto quasi completamente, e funziona, però la società degli autori, meglio, coloro che ritirano i diritti d'autore, che sono legati al gruppo rossiniano di controllo e di
assorbimento del capitale, non mi hanno pagato una lira, hanno incassato ma se li sono tenuti, perché la legge non permette che si faccia varianti. Loro hanno chiuso gli occhi e le palpebre, le orecchie, tutto, hanno detto faccia pure, ci fa vantaggio, infatti ha avuto un successo grande, eccetera, eccetera. Però si tengono, capisci? La struttura è che dice, tu fallo, ci dai vigore, ci sono altre compagnie che lo vogliono mettere in scena, però è illegale, è una forma, cioè non ti permettono di rinnovare il testo, come puoi fare per esempio con un autore. Io ho permesso varianti sul mio testo, sui miei testi, piuttosto vistose. Alcuni li hanno massacrati e giustamente sono stati degli insuccessi. Alcuni li hanno anche cambiati e sono stati dei grandi successi ugualmente. Ma sono io che dico fate pure, perché la società degli autori mi proteggerebbe al punto di dire no, o fai il testo originale o non ne fai niente. Cioè c'è anche una legge che non permette di variare la condizione normale di regolamento, insomma. Vabbè, scusate. Se... L'ultima domanda, poi ci lasciamo. Uno, due, chi è? Non hanno niente, non vogliono dire niente. Arriva giù, arriva da... Io sono un cantante che adesso sentiamo parlare di opera lirica. Vicino, vicino. Di opera lirica morta, mi sembra, da cantante mi sembra di essere un operatore di pompe funebri. L'ho detto già io. No, è chiaro che io ho avuto un grande insegnante, è stato un grande cantante attore che purtroppo ci ha lasciato il 31 di agosto, che è Paolo Montarsoli. E lui, io ho lavorato con lui 10 anni e lui sosteneva che l'opera era un genere morto e che si sentiva, lui sempre diceva, io sento puzza di muffa. E naturalmente qualcosa mi ha insegnato, e quello che mi ha detto sempre è che ciò che bisogna portare nel teatro per cercare di renderlo vivo è ciò che abbiamo nella realtà e nella quotidianità. Allora io vorrei rispondere a chi ci ha, agli nostri interlocutori, che fanno gli attori o anche che ci hanno detto, ma insomma, quest'opera lì è uno spettacolo vecchio, parla di cose vecchie, come facciamo a rinnovarlo? Che cosa c'entra con la quotidianità? È chiaro che, essendo un cantante, quindi un operatore del settore, io mi sono posto questo problema. Cosa vuol dire fare cantante oggi nel 2000? Cantando cose, testi astrusi, con parole incomprensibili. Serve che, secondo me, l'unica possibilità per rendere viva e reale quest'arte è cercare, tramite questa parola magica, cioè l'interpretazione, di rendere vicino ai problemi che ha il pubblico ciò che c'è sul palcoscenico. Cioè quello che avviene nel palcoscenico parla delle nostre vite. L'italiano in Algeri potrebbe essere fatta potrebbe essere una versione comica, lo dico in maniera un po' paradossale, un po' forte, dei sequestri di persone che si vedono in Iraq, tra virgolette. E per cui, come dire, ogni spettacolo può parlare della nostra quotidianità. E quindi recuperare quel senso greco del teatro in cui l'ateniese andava a teatro e si rispecchiava, vedeva sul palcoscenico la propria vita e appunto c'era tutto il processo della catarsi descritto da Aristotele, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè questo è il modo per vivificare il teatro. Se invece così noi lo pensiamo a qualcosa di siderale, lontano, in cui, vabbè, dobbiamo pensare all'altezza del suono,
fatto ricerca, è chiaro che, come dire, è uno spettacolo che a un pubblico di oggi non dice nulla. Sicuramente a dei giovani che magari non hanno avuto mai la possibilità di entrare in un teatro e che al contrario la vaccina, e per cui sono affascinati dalle pellicole che parlano dei problemi della quotidianità. E in questo anche così faccio un ennesimo sasso dello stadio. L'opera contemporanea è vero che ha un problema in più ad essere fruita, ma secondo me potrebbe essere molto di più fruita se parlasse dei problemi e delle contraddizioni odierne. Faccio una provocazione, naturalmente sapendo che è una provocazione. Che cosa ci facciamo oggi, 2007, di un ennesimo Don Giovanni, di una ennesima Antigone? Sono due titoli che io cito per chi conosce, come dire, il calendario odierno. Noi avremo bisogno di opere dal titolo Pier Giorgio Welby, dal titolo, che so io, no, insomma, i furbastri del quartierino. I furbastri del quartierino. No, ma insomma, che parli, è chiaro che naturalmente Antigone è un grande paradigma che parla anche della quotidianità. Ma, come dire, bisogna mettere in scena drammi che facciano esplodere le contraddizioni della contemporaneità. Soltanto così potremo dire che l'opera. Va bene, vi ringrazio di essere venuti a questa serata, cercate di trovarvi i posti per venire a vedervi l'opera e forse vedendovi l'opera dopo questa chiacchierata godrete di più. Grazie.